Benvenuti e bentornati, cari legionari, dal vostro amichevole sgamo di quartiere in questo nuovo video dei commenti brutti a Inazuma Eleven. Nello scorso episodio, la Raymond ha sconfitto la Brainwashing, con cui è diventata immediatamente amica, nonostante 5 minuti prima si stessero insultando. Ma prima di scoprire come continua, se la serie è di vostro gradimento e volete supportarla, iscrivetevi, lasciate un like, commentate, condividete il video ovunque e attivate la campanella degli avvisi per non perdere mai nessun nuovo contenuto. Inoltre da oggi è possibile abbonarsi al canale e se lo farete potete vedere i video in anticipo rispetto agli altri. E quindi un ringraziamento speciale ai nostri abbonati su YouTube: Marco Talenti, Progamer TV Channel, Manuel Urso, Antonino Rega, Paschi 8311 e il mitico Dario Augusto IV. Ed ora, sigla! Il calcio degli otaku. Axel, infortunato per la caduta contro Cyborg, saluta i suoi compagni come se dovesse partire per la guerra e non fare più ritorno. Mi dispiace. E pensandoci bene a ciò che succede nelle partite, forse non ha tutti i torti. Tu pensa solo a guarire. Alle semifinali ce la caveremo da soli. Ma come da soli? Avete passato 10 episodi a piangere e a lamentarvi che senza di Axel non siete neanche in grado di riconoscere come è fatta una palla e adesso volete farcela da soli. Ma davvero esistono i taxi verdi? Ok, ed effettivamente, facendo qualche ricerca sul web, ho scoperto che i taxi verdi sono stati inseriti in Italia alla fine degli anni 20, però Inazuma è ambientato in Giappone, quindi perché? Ah, e ringrazio questo giornale per consigliarci il gioco di cui tutti parlano, che non ho mai sentito nominare. Così giocheremo la semifinale senza Axel. Che peccato, il suo tiro speciale ci avrebbe fatto comodo. No, Bobby, non è che vi avrebbe fatto comodo. È letteralmente l'unica cosa che vi fa segnare. Il primo gol dell'Inazuma. Un tiro combinato di portiere e attaccanti. L'unica spiegazione che mi viene del perché questa mossa sia nata è che letteralmente tutti giocano con i portieri volanti. È un vero peccato dover fare a meno di Axel per le semifinali. Voi ragazzi potete farcela anche senza Axel. Bobby. Ma perché ti meravigli, Mark? Talmente detto tu la stessa identica cosa ad Axel 3 secondi fa! Se ci sarà bisogno anche di me, potete contarci. Grazie al papero, Bobby, fai parte della squadra. Se non possono contare su di te, a che servi? Bobby, contiamo tutti su di te. 1, 2, 3, 4, 5. La prossima partita dell'Inazuma sarà contro la squadra che vincerà tra la Occult o la Otaku. La Occult, hai detto? Sono avversari temibili. Ma come la Occult temibili? Dopo che gli avete sgamato il trucco dell'ipnosi, sono 4 fissati che corrono avanti dietro una palla vestiti da Halloween. A quanto pare, grazie a un allenamento speciale, hanno anche aumentato la loro potenza. Ma esistono solo allenamenti speciali? Nessuno fa gli allenamenti normali, quelli di base? Di base la tigre è più forte del leone. Che ci sai dire della rappresentativa della Otaku? Da quel poco che leggo qui, la loro squadra è considerata la più debole di tutto il torneo scolastico. Premettendo che il sindacato di Otaku ha varie sfumature e non proprio positive, con esso si indica un giovane dedito in maniera ossessiva a un particolare hobby come fumetti, anime, videogiochi e computer. E quindi, alla luce di ciò, perché dovrei meravigliarmi che persone del genere non sanno giocare a calcio se giustamente invece di allenarsi pensano alle loro passioni? I giocatori e lo staff usano come base una caffetteria a tema. Un maid caffè! Usano come base un maid caffè! I maid caffè sono particolari tipi di caffetteria a tema dove delle ragazze in divisa da cameriera intrattengono i clienti con giochi ed esibizioni canore. Questo vuol dire che sono dei tizi fissati coi computer e i fumetti. Sì, esattamente, ma il fatto che mi meraviglia è che loro sono giapponesi, quindi gli otaku fanno parte della loro cultura, loro sanno che cos'è un otaku. E quindi mi chiedo, perché Max ha il bisogno di dire ad alta voce che sono delle persone fissate con i videogiochi e dei fumetti, se loro di base sanno che cos'è un otaku? La differenza è che questa volta Axel non sarà dei nostri, sarà veramente dura. Chi la dura la vince. Non era così il detto? Mi sa che in semifinale dovremmo vedercela con quelli della Occult. A few moments later. La Occult è stata eliminata. Sono riusciti a battere la Occult. Ma allora vedete che dovete stare zitti, che portate sfiga a qualsiasi cosa diciate. Se i ragazzi della Otaku sono riusciti a battere quei fenomeni della Occult, devono avere sicuramente un segreto. Non possono essere semplicemente forti, o la Occult magari quel giorno non era in forma e non ha fatto una partita buona. Andare al Maid Café ci aiuterà a capirli meglio. Dobbiamo informarci per il bene della squadra. Non è assolutamente una scusa per andare a vedere le cameriere, vero? Hai ragione. Volevo dirti una cosa, ma col cuore.
veramente. Ma vai a cagare. D'accordo, ci andremo oggi stesso. Madonna Mark, ma perché sei così stupido? Benvenuti nel nostro umile caffè, signorini. Signorini. Alfonso, anche tu qui, non mi aspettavo di trovarti insieme a Lina Zuma. Per prenderci una boccata d'aria, per farci anche una sana risata. Ma è normale non nascosto lì dietro che mangia l'anguria, è abbastanza inquietante. Ha già scelto cosa ordinare? Questo qui. Quale ha detto, signorino? Allora, io non sono giapponese. Ah, sono giapponese. Quindi onestamente non capisco perché dei ragazzi adolescenti in pieno sviluppo ormonale dovrebbero sentirsi imbarazzati ad andare in un bar pieno di ragazze in minigonno. Ma certo, il tè rosa della passione. Quanto è romantico. Io non ce la posso fare. Però tanto l'unica passione di Mark è per il calcio, quindi mi dispiace, signorina. Di torta eccitante e pico pico. Ma non era un cartone per bambini questo? Sembri un tipetto interessante. Venite con me, per favore. Il primo sconosciuto che vi chiede di seguirvi e voi tranquillamente lo seguite in ascensore chissà dove. E questi sono ovviamente la squadra di otaku. Vediamo Willy correre in giro alla Naruto vantandosi di conoscere tutti i modellini e console presenti nella stanza. Ho capito subito che in te albergava lo spirito del vero otaku. Era abbastanza palese, se posso dire. Per me parlano un'altra lingua. Kami no Kengoku. Siete riusciti a trovare anche la serie completa del magico mondo di BB? Il soggetto originale è opera del maestro Light Novel e i disegni sono di Mark Gambling. Posso dire che è quanto strano che un manga introvabile in Giappone sia scritto da un certo Mark Gambling, tipico nome giapponese. Stai parlando con Light Novel, creatore di quel manga. E con Mark Gambling, il suo disegnatore. Come si dice, ogni città è paese. O comunque una roba del genere. Comunque che casualità, aver incontrato proprio loro. Fermi, stop. Mark, devi sempre rovinare tutto. Dobbiamo allenarci, tra poco avremo un incontro di calcio molto importante. In questo periodo stiamo partecipando a un torneo scolastico importante. Un momento, non vorrete dirci che siete la otaku? Cioè, quindi loro sono andati al Maid Café, dove sapevano ci fosse la base degli otaku, incontrano delle persone palesemente otaku e si meravigliano che quelle persone siano la squadra di otaku che devono affrontare. Certo che siamo la otaku! Assurdo! Anche io stento a crederci! Non sono tranquillo. Oggi pomeriggio siamo tutti un po' troppo rilassati. E su questo hai ragione. Meglio non sottovalutare gli avversari. Ammetto, non hanno un'area particolarmente minacciosa, ma non è una buona ragione per prenderli sotto gamba. Finalmente che qualcuno dice qualcosa di intelligente. Tranquillo, tutti quelli che partecipano al torneo dicono che sono la squadra più scarsa. Ma in che senso tutti quelli che partecipano al torneo dicono che è la più scarsa? Se loro hanno partecipato al torneo, vuol dire che hanno affrontato tutte le squadre, ed essendo loro in semifinale le hanno anche battute. Quindi le squadre che sono state battute hanno detto che è la più scarsa, ma sono state battute. Arriva il giorno della partita e... Durante le partite, i membri dello staff di sesso femminile sono obbligati a indossare le uniformi. Sessismo? E quello sarebbe l'allenatore. Ah, allora il mangiampure inquietante è l'allenatore. Sei un vero incanto, fa un bel sorriso in camera. Ah, ti prego, ti supplico. Molestie? Sarebbero questi i nostri avversari di oggi? Sì, Axel, sono loro. Ma aspetta, da dove sei spuntato? Non eri in infermeria? Allora, chi sostituisce Axel? Beh, siete in 12 e Willy non sa giocare, quindi la risposta mi sembra abbastanza ovvia. Capitano, se avete bisogno... Scegli me! Col mio aiuto la nostra squadra otterrà una grande vittoria! Ok, colpo di scena, non me lo aspettavo. Ha ragione, è giusto dargli una possibilità. Bobby, devo dire che sei molto bipolare, cambi idea molto in fretta. Ed è per questo che ho deciso di scommettere su di lui. Mark, tu e ste super cazzole. Ma che hai deciso? Ti ho detto due parole e subito ti ha convinto. E con questo cambio strategico all'ultimo inizia così la partita. Come andrà a finire? Chi vincerà? La Raymon o l'Otaku? Se volete scoprirlo, continuate a seguire la serie. Intanto, fate un salto sul sito Viola, dove insieme a voi scopriamo e giochiamo ai nuovi videogiochi che gli sviluppatori ci mandano in anteprima. E ovviamente ringrazio tutti coloro che ci supportano con abbonamenti e donazioni. Grazie a voi. Per contenuti esclusivi e ogni tipo di informazione sulla Legione, c'è il nostro server Discord ufficiale Legione Lenina. Link in descrizione. Vuoi essere un vero legionario? Allora corri sullo spaccio della Legione! Il nostro sito dove puoi trovare magliette, felpe, tazze e tanto altro targato Legione Lenina.
Link in descrizione. Il video si conclude qui. Gamu, out!